Casa Artigiani, Leopoldo Facciotti. Sì. Sto parlando, mi senti? Sì, parla, vai, vai, ti sentiamo. Era solo per due riflessioni rapidissime su quelli che sono i limiti del credito di liquidità che sono stati già evidenziati sia in relazione all'ammontare delle risorse rispetto a una platea di potenziali 5 milioni di interessati. Attualmente, allo stato delle impostazioni di risorse date, probabilmente meno di 200.000 utenti potranno usufruire di questa misura. Ma a parte questo aspetto di disponibilità di risorse, le altre criticità evidenziali riguardano anche i limiti di una misura che tende a favorire l'accesso alla garanzia, ma non considera poi ovviamente la possibilità per quella stessa impresa di far fronte alla situazione debitoria che viene così imposta. Una riflessione di carattere politico riguarda soprattutto la necessità di introdurre quelle misure a cui la stessa Giorgia faceva riferimento all'inizio, di sovvenzioni dirette a favore di queste imprese, che postulano peraltro una coerenza con la stessa impostazione che ha avuto il provvedimento del reddito di cittadinanza, volto a garantire una sovvenzione diretta a chi il lavoro non l'aveva pur cercandolo. Ed è evidente che coerenza vorrebbe che anche le imprese, i professionisti che avevano il lavoro e non l'hanno più, abbiano la medesima tipologia di approccio di carattere politico rispetto a sovvenzioni di carattere dirette. Tecnicamente invece la riflessione soprattutto introdotta dal Presidente Verretti sui tempi di intervento delle banche fanno sì che si possa ipotizzare, soprattutto nel prossimo decreto, di rovesciare il tavolo e quindi prevedere che l'elemento dell'erogazione diretta della provvista, anziché dalle banche, venga dato dai confidi. I confidi 106 hanno una aliquota di operatività che consente l'erogazione diretta del piccolo credito, hanno esclusivamente una necessità di affidamento di provvista, e la soluzione del problema, soprattutto nei tempi e soprattutto anche nella valutazione del merito creditizio, potrebbe proprio prevedere l'affidamento ai confidi 106 della possibilità di gestire la provvista con la garanzia del Fondo Centrale. Grazie.